Alessia e Ilaria, contenta di essere qui oggi? Sì, è molto bello stare qua perché guardo il lavoro di mio papà come... È bello perché comunque i bambini si trovano nella realtà che di solito noi raccontiamo. Oggi che cosa farai qua? Qual è la promessa della mamma? Mi comporterò bene e perché all'inizio non volevo venire. Qual è la reazione dei ragazzi? Ah, sono sempre felicissimi di venire in ufficio qua, sempre. La mia Salvador, ti chiedo mio amore, tutta la tua devoluzione tra le note di questa canzone. È bello, più divertente e si lavora meglio. E abbiamo un nuovo assunto qui, si chiama Edoardo. Sì. Come stai? Bene. Qual è il tuo lavoro? Non ce l'ho. Ciao. Da cosa sei truccata? Peppa. Cosa state facendo qui? L'orto. Dei vasi di orto. Stanno facendo la serra con l'orto da far crescere a casa. Sto anch'io riempiendo con la terra questi. Poi che cosa diventerà? Diventeranno delle piante per l'orto. Le curi le piante? Sì. Se ne muoiono. Il taglio trattore di carta. Ed è la prima volta che vieni? E no, la terza. Bisogna vedere dentro delle pietre. Sono fatte di tanti tipi, dei cuori, dei triangoli e poi giri questo e si vedono in tanti posti. Ciao! Ciao! Abbiamo detto che questa è un'edizione speciale, cioè oltre a Milano si svolge in contemporanea in 3 stabilimenti. Esattamente, hanno aderito in modo veramente entusiastico gli stabilimenti di Garessio, Origgio e Scoppito. A Milano abbiamo una partecipazione di circa 80 bambini e mentre in totale sui 3 stabilimenti un totale di un centinaio. Non è la prima edizione di Bimbi in Ufficio, ma è la prima dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. Ci spieghi meglio? È un'occasione per rafforzare l'identità della nostra azienda e, dato la sempre maggiore attenzione che dedica Sanofi ai temi della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, quindi dell'attenzione alle proprie persone, abbiamo scelto come concetto dell'evento l'attenzione al green, al verde. Devo dire che ormai è diventato un appuntamento voluto dalle persone, apprezzato, ed una delle tante facce del welfare aziendale di Sanofi. Bimbi in Ufficio è una tra le tante iniziative che è legata appunto al tema della genitorialità e per cui appunto l'azienda mostra particolare interesse. Ci sono anche altre iniziative di cui andiamo fieri, tra le più importanti che voglio citare, quella legata al campus estivo che lanceremo appunto quest'anno e che vede una grandissima novità perché sarà tenuto direttamente da una scuola internazionale di lingua inglese. Altre iniziative sono legate a Enfant de Sanofi, l'associazione che silenziosamente aiuta e contribuisce appunto a dare un supporto ai figli in difficoltà con problemi di salute dei nostri dipendenti e da ultimo non meno importante lo scambio vacanze, il programma appunto che vede uno scambio di figli di dipendenti di sedi italiane presso appunto colleghi di Sanofi in tutto il mondo che anche quest'anno ha avuto un grandissimo successo perché abbiamo più di 10 scambi vacanze.